Ciao a tutti, eccoci nuovamente in giro per il nostro meraviglioso quartiere, ovvero Ostiense, e questa volta insomma vi portiamo tra gli splendidi murales di questo quartiere, come potete vedere alle nostre spalle e poi nel brillante montaggio della nostra Aria Loves. È una settimana molto ricca, poi insomma in redazione fa caldissimo, quindi insomma è anche un incentivo per girare un po' e farvi vedere dove stiamo. Assolutamente, in redazione come al solito ci sono state un sacco di novità riguardanti le Webstar. La prima fra tutte è Young Signorino. La scorsa settimana aveva il primo concerto a Roma, il suo primo live ufficiale, e non si è presentato sul palco. Ci sono stati un po' di problemi organizzativi. In ogni caso, comunque, il suo secondo live a Padova si è presentato, e se lo volete vedere e seguire anche a Milano ci sarà presto. E sempre a proposito di Young Signorino, abbiamo scoperto uno youtuber veramente fortissimo che si chiama Mark The Hammer. È un polistrumentista, come si definisce lui, è un chitarrista, nonché il chitarrista di J-Ax. Praticamente è uno youtuber fortissimo che in realtà ha trovato il successo proprio grazie a YouTube, perché lui ha fatto questo video fighissimo, una cover di J-Ax. J-Ax insomma è rimasto colpito da questo e l'ha preso come insomma chitarrista ufficiale del suo tour. Ma a parte questo, Mark The Hammer ha realizzato un video in cui ci dimostra come creare una hit di Young Signorino ed è divertentissimo, quindi vi invitiamo comunque a scoprirlo nel nostro articolo sul suo canale YouTube. Io invece mi occupo un po' della parte gossip in redazione e abbiamo scovato chi è il fidanzato di Guglielmo Scilla. Penso che ormai si sia capito che sei fidanzato, sì, perché su Instagram hai iniziato a pubblicare solo foto e stories in compagnia di questo fantomatico fidanzato, ma vi spieghiamo un po' chi è e cosa fa nella vita, quindi dovete leggere il nostro articolo per restare aggiornati. E invece per quanto riguarda i The Show, avevano annunciato qualche giorno fa un video su YouTube, insomma una evoluzione barra rivoluzione del loro canale YouTube, e così insomma abbiamo fatto luce su questo mistero finalmente. I fan non resteranno delusi, perché comunque resterà il loro format, la loro candid camera, però crescerà il loro team, perché praticamente loro vogliono incrementare il loro team, dare la possibilità sul loro canale, che è un mezzo ormai da 2 milioni di persone, di esporsi e regalare candid camera anche ad altre persone. Quindi semplicemente avremo più contenuti targati dei show, che non sono solo due persone ma ormai proprio uno stile di youtubers. Questa è una cosa bellissima, perché quindi anche voi, se volete diventare parte del team dei The Show, potete farlo, e sul nostro articolo ovviamente scoprite come. Però una cosa importante è che i video insomma creati devono essere, appunto, devono avere il loro stile, cioè nel senso, quindi Aria Loves, mi dispiace, ma no, io non posso entrare in The Show. No, non puoi, non sarai una The Show per adesso, insomma. Questo è tutto per questo vlog della redazione di New Star News, oddio, non dalla redazione ma fuori la redazione. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo vlog. Ciao. Ciao.